Prima di lasciare la parola al Presidente del Consiglio riguardo quello che è emerso in maggioranza, volevo però chiarire un passaggio di quello che ha illustrato anche il Dottor Mangiante, quale ringrazio di essere qua questa sera. A mio avviso l'organo competente per discutere un'azione di responsabilità riguardo al Consiglio di amministrazione del 2016 è la conferenza dei sindaci e la conferenza dei soci. Anche perché ci sarà, riceveremo due pareri, uno dello studio Arato e uno dello studio di dell'avvocato Rivieracqua del 2016, nel quale ci sarà un comitato tecnico. Il comitato tecnico farà le proprie valutazioni, le illustrerà ai sindaci, i sindaci si faranno il loro approfondimento avendo questi documenti qualche giorno prima, e da lì partirà un indirizzo su quello che sarà ai soci poi di adattarsi, si può dire se vogliamo andare avanti o non vogliamo andare avanti. È lì che poi, voglio dire, il contesto, l'aula dove dobbiamo andare a fare tutte quelle che saranno le verifiche. Questo lo voglio chiarire perché il dubbio che abbiamo avuto ascoltando l'intervento è quello che questa commissione d'inchiesta non nasca per questo obiettivo, perché questo a me non mi può trovare d'accordo. Per quanto riguarda la proposta lascio fare al Presidente. Bene, prego. Grazie signor Sindaco. Allora, la proposta dei colleghi di maggioranza è quella sicuramente di fare una commissione, ma di concordare il testo o in una capigruppo o in una commissione come volete voi, proprio per definire delle linee di parametro per questa commissione. Questa, diciamo, è la proposta, giusto Sindaco? Sì. Chiediamo oggi per molti di voi, compreso io, è stata una giornata molto difficile, siamo stanchi, c'è una commissione d'inchiesta, noi non abbiamo nessun timore perché siamo limpidi e voglio dire, non abbiamo nulla da nascondere, anzi sarebbe molto interessante andare a capire tante cose del passato se c'è questa volontà, ma soprattutto può essere anche un supporto per l'amministrazione per quelle che saranno le scelte future, per potersi anche confrontare. Dunque su questo tema noi non siamo contrari, però è giusto a mio avviso a questo punto vedersi, dire stasera, dare un patto, dire sì la facciamo, vediamoci capigruppo dove ritenete voi il posto più ideale, nell'arco di 10 giorni impostiamo il documento, lo portiamo in consiglio, il prossimo consiglio, e partiamo con questa commissione all'interno di queste linee che saranno date come indirizzo, anche perché non vorrei neanche io poi risultare commissariato da questa commissione, se permettete. Bene. Prego. Giusto per chiarire un dato che sia io che Ventimiglia siamo due legali, lo sappiamo e non abbiamo mai detto che questa commissione dovesse avere ad oggetto l'azione di responsabilità. L'azione di responsabilità la decide la società in sede di assemblea. Punto. Se questo è il discorso che si fanno sempre, perché sono i soci che possono promuovere l'azione di responsabilità. Primo aspetto, questa commissione non ha mai riguardato l'azione di responsabilità, tanto che io un nome di un passato gestore, perché non c'è, di passati amministratori, perché non ce n'è stato uno, ce n'è stato più di uno, cioè ci sono state più gestioni, no, che si sono succedute, e anche quel contratto famoso è stato fatto a cavallo quasi di alcune gestioni, cioè non è mai stato fatto da noi né ci interessa, noi non ci interessa la responsabilità del singolo, ma ci interessa lo sviluppo futuro di quella che è la realizzazione del servizio idrico integrato tramite Rivieracque. Tanto che, lo voglio leggere in modo che rimanga agli atti, quello che noi chiediamo come sottoscritti consiglieri è di costituire una commissione speciale, e non abbiamo detta di inchiesta, che pure c'è prevista nel 17, ma solamente commissione speciale sull'attività dell'amministrazione e non della società, dell'amministrazione, quindi parliamo del comune, perché io come commissione di inchiesta non è che posso fare le pulci alla società, io posso come commissione speciale consigliare posso parlare del comune, dell'attività del comune, non dell'attività di un soggetto privato, a garanzia delle prerogative dell'ente, quindi del comune, al fine di previa acquisizione di informative, quindi verrà il dottor Mangiante, verrà chi deve venire eccetera, l'assessore, successivamente a riferire al consiglio, perché questo è lo scopo della commissione speciale, di approfondire un argomento, a riferire al consiglio che poi adotta le sue determinazioni,
in ordine all'attuazione dell'obiettivo della gestione del servizio idrico integrato tramite gestore unico individuato nella società prevalenza pubblica Riviera Acqua S.p.A. Quindi noi anche già sull'individuazione del soggetto attuatore come soggetto a prevalenza pubblica, ma non esclusivamente pubblico, l'abbiamo già dato. A dimostrazione del fatto che siamo comunque intellettualmente corretti, anche laddove nell'ultimo capoverso diciamo, e poi abbiamo richiamato delle delibere già approvate tra parentesi da questo Consiglio Comunale e dall'atto, noi lo chiediamo, lo abbiamo fatto come richiesta, riservando la Presidenza a un membro dell'opposizione nel senso del comma 4, ma noi della Presidenza ce ne interessa relativamente poco, cioè non so se mi spiego, perché non è che siamo a un'assemblea di condominio, voglio fare io il Presidente, cioè non ci interessa niente. A noi interessa avere un ambito nel quale, senza le complicazioni anche che ci sono nell'ambito consigliere, poter discutere guardandoci negli occhi tra consiglieri ed con l'ausilio dei tecnici, dei rappresentanti del comune nelle varie società, degli uffici del comune, anche con chiarimenti come si fa appunto nelle commissioni, come ad esempio vedo il consigliere Bellini si fa nella seconda, il consigliere Viali nella prima commissione in cui una questione viene analizzata, per arrivare assieme a riferire al consiglio e dare un indirizzo. Questa l'azione di responsabilità a me non interessa, nel senso che poi, cioè, se la società la vuole fare, poi valuterà la società, ci sarà il parere, non so, ma non è una cosa che ci interessa a noi, c'è una cosa che valuterà la società, tanto sarà seguita dai giornali, ci saranno tante cose, non è una cosa che interessa a noi. Questo per, quindi da questo punto di vista qua noi non abbiamo neanche bisogno di 10 giorni, perché vi diciamo, volete metterlo per iscritto che si esclude l'azione di responsabilità, non è parte dell'oggetto, non viene richiesto, non è una cosa che ci interessa, non è una cosa di competenza di una commissione consigliare. Quindi anche poi se avete dei retropensieri, non lo so, ma forse sono al vostro interno, non all'esterno. Ecco. Dunque, qual è accettata la nostra proposta? Accettata la nostra parola? Accettate la nostra parola? Noi accettiamo la nostra parola di rivederci tra 10 giorni. Esattamente. Sì. E interrompiamo, questo, anche perché sennò facciamo un altro monotematico e ci ritorniamo da capo. Cioè, quindi allora abbiamo questo impegno come maggioranza nei confronti di questa proposta dell'opposizione di formalizzare questa commissione di inchiesta. No. E questa commissione. Io sindaco direi una commissione conoscitiva, abbia pazienza, a forza di vedere Artioli, io questa commissione conoscitiva e i parametri saranno visti in capigruppo e poi proposti a consiglio. Qual è il problema concreto per non poterla approvare già adesso? Fatecelo fare un attimo, cioè abbiamo qua tutti gli articoli, qui è tutto. Forza Italia è. E nel rispetto di Rizzo. Una proposta deve essere un terzo, deve allora, essere no. Portiamo alla prima commissione del capigruppo, la prima riunione del capigruppo. Alla conferenza capigruppo. Io vorrei conferenza capigruppo e poi ci può essere un sostituto. Possiamo... Sì, prego collega Lombardi. La domanda è che non ho capito, vi interessa nel senso approfondire la materia o no? Perché se non vi interessa a voi, che siete i primari attori di questa questione, nel senso noi, Andrea vi ha spiegato più o meno qual era la proposta all'interno diciamo di questo documento, non c'è nulla di ciò che probabilmente avete pensato voi. Allora scusate, perché se no il dottor Mangiante si sta lasciando, allora, va bene, salutiamo. Grazie. Il dottor Mangiante lo ringraziamo. Allora, un attimo, allora per definire, così mettiamo anche a verbale, scusate, allora la proposta è quella di rivedersi in conferenza capigruppo e valutare insieme la proposta, si è d'accordo sulla commissione e si daranno dei parametri. Su questa commissione conoscitiva. Se va bene questa proposta, chiudiamo allora questo punto. Scusa Presidente, ma è possibile poi nella sede di commissione
No, bisogna tornare in consiglio comunale come da regolamento. Sì. Ecco, sì. Sì, scusate, non sindaco. No, no, c'è un aspetto che devono ritirare. Possiamo lasciarlo così adesso, mi diceva il segretario. Un attimo, scusate, perché mi diceva il segretario che... Siccome è una pratica, a fronte dell'impegno del sindaco di portare il capigruppo velocemente, vi chiederei se è possibile per voi ritirare la pratica. Sì, l'oggetto che l'ordine del giorno che avete presentato. Sì, se no devo farla votare. Prendo la parola, segretario. Allora, sì. Funziona, sì, ok. Io stasera non è un problema per noi metterla in votazione o non metterla in votazione, nel senso che io, è il sindaco della mia città, prendo per buona la sua parola e quindi se ne è assunto in mondovisione, in neurovisione, che siamo in streaming, e quindi non se la può rimangiare. Non voglio far mie le perplessità che ha evidentemente una parte della maggioranza, perché noi la voce per sottolasciare non ce l'abbiamo, magari c'è in quella parte della maggioranza, però se hanno bisogno di tempo per chiarirsi ulteriormente, noi ben volentieri glielo diamo, perché se uno ha bisogno di... Quindi da questo punto di vista qua noi la richiesta la ritiriamo, però ecco, chi ha la volpe sotto la scella o ha bisogno di più tempo per approfondire non può non sapere, perché lo sa, da un lato, che comunque sia noi gli 8 per richiedere ogni volta un consiglio a diventarci scegli, vuoi fare, ci sono. Quindi direi che come gentleman agreement, guardandoci negli occhi, ragioniamo con serenità e tranquillità, senza prenderci in giro, e buona fede, come ci abbiamo noi, perché noi non vogliamo commissioni di inchiesta, poi magari qualcuno ha paura, ma non è questo il tema. La pratica allora viene ritirata? La pratica viene ritirata, noi chiediamo una trattazione, eventualmente con modifiche all'esito della conferenza di capigruppo al prossimo consiglio, quindi chiediamo che venga trattata, già inserita al prossimo consiglio. Quindi va bene, allora sono le ore 22:20, ringrazio tutti, dichiaro chiusa la seduta, buona serata.